Grazie della vostra presenza a nome dell'Associazione La Pira e dell'Associazione Partigiani Cristiani di Reggio Emilia. Abbiamo pensato di fare questo incontro, forse poteva essere fatto anche prima, ma insomma ogni cosa ha i suoi tempi, perché ovviamente la situazione che c'è in questo momento in Terra Santa merita sicuramente delle riflessioni. E abbiamo pensato di fare questa serata proprio per riflettere su quello che sta accadendo e cercare di capire magari anche aspetti che non sono in questi giorni all'attenzione, ma che sono comunque rilevanti. Quindi il tema della serata è appunto il conflitto in Terra Santa tra geopolitica e religione, perché pensiamo che in questa vicenda ci siano elementi sia appunto di riferibili alla geopolitica, quindi all'ordine internazionale, al rapporto tra le grandi potenze, tra i paesi, tra le aree di influenza, così come ci sia anche un aspetto che fa riferimento alla religione, alla pratica religiosa. Nessuno vuole evocare scontri di civiltà o scontri di religione, ma indubbiamente l'aspetto religioso è un aspetto che ha la sua importanza in questa vicenda. Quindi è per questo che abbiamo cercato di individuare, d'altra parte era facile farlo, i due relatori che stasera ci accompagneranno in questa riflessione, Graziano Del Rio, che tutti conosciamo e che ha una frequentazione ormai vecchia della Terra Santa, c'è stato per motivi di studio e lavoro, poi presidente e fondatore dell'Associazione La Pira, con la definizione e l'attuazione di progetti di collaborazione con realtà soprattutto del Patriarcato Latino di Gerusalemme, poi credo che, anzi sono certo insomma che nella sua attività come membro del governo e poi adesso come deputato e senatore della Repubblica, ha certamente continuato ad occuparsi di questa zona da un punto di osservazione sicuramente privilegiato. Oggi lui è anche presidente della Commissione Interparlamentare Schengen, che si occupa, credo, in modo stringente delle vicende del Mediterraneo e quindi anche di quello che sta accadendo in quella zona del Mediterraneo. Poi Don Giuseppe Dossetti, che anche lui ha una frequentazione molto, molto, molto vecchia, insomma, della Terra Santa, prima credo attraverso l'esperienza dello zio e delle comunità che là sono state fondate, poi come promotore e accompagnatore di tantissimi pellegrinaggi che hanno coinvolto probabilmente anche tante persone che sono qui questa sera e che hanno consentito oltre che di visitare i luoghi santi e di approfondire questo aspetto appunto religioso, anche di conoscere quella realtà più in generale e in modo più articolato. Quindi credo che il contributo che ci potranno dare sia un contributo importante. Io comincerei dando la parola a Don Giuseppe per alcune riflessioni su questi aspetti.